Buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Toscana. Come abbiamo fatto spesso, bisogna aprire anche questa sera con la pagina politica, un'ampia pagina politica, perché ci sono movimenti in Toscana, soprattutto per quanto riguarda il Partito Democratico, diciamo il centro-sinistra, che non è uscito indenne, diciamo così, dalle parole di ieri sera del segretario Enrico Letta, che ha cercato di allargare il campo ulteriormente a forza che si ritrovano nella già Rai. Insomma, a tuo parte, San Miniato, la serata di sera, dove Elena Barbieri ci racconta andata. Vediamo. Noi abbiamo vetti nei confronti di nessuno. Il segretario del PD Enrico Letta commenta così l'ipotesi di alleanza con Matteo Renzi a margine della festa dell'Unità a San Miniato, in provincia di Pisa, dove ieri sera, giocando in casa, ha aperto la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre. Letta ha ribadito che la discussione sull'alleanza è basata su tre criteri fondamentali. Non c'è da costruire una coalizione politica perché la legge elettorale non chiede questo. La legge elettorale chiede alleanze elettorali. Noi costruiremo alleanze elettorali con chi porta un valore aggiunto, con chi si approccia con spirito costruttivo e chi arriva al tavolo senza porre veti. Sull'intesa raggiunta nel centrodestra tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, il commento è lapidario. Berlusconi e Salvini hanno deciso di consegnarsi definitivamente nelle mani della Meloni. Credo che sia una scelta che conferma quello che noi abbiamo detto fin dall'inizio di questa campagna elettorale, e cioè che sarà un confronto e una scelta che gli italiani dovranno fare tra noi e Meloni. Accompagnato dalle note di Eye of the Tiger, che ormai è diventata la colonna sonora di questa campagna elettorale, più volte interrotta dagli applausi dei tanti presenti, Letta ha ribadito l'importanza dell'impegno dei sindaci PD e la volontà di schierare candidati espressione del territorio, senza ingessarsi con logiche di correnti e di fedelissimi, ed è entrato anche nel merito del programma elettorale che sarà presentato il 10 agosto. La difesa dell'ambiente, che sono costruire un'Italia in cui i diritti siano effettivamente il centro della vita della nostra società e soprattutto un'agenda sociale che consenta di avere salari più corposi e in grado di battere l'inflazione e il caro vita e soprattutto una lotta alla precarietà, all'introduzione del salario minimo. Secondo Letta, questa partita è difficile ma non impossibile da vincere. L'ultimo chilometro è quello che farà la differenza. Il voto si deciderà l'ultima settimana. Queste le parole di Letta. Restiamo però in casa di Partito Democratico perché ovviamente c'è il toto candidature che è imperverso in questi giorni per sapere chi saranno coloro che andranno a occupare i posti nelle liste elettorali, per ora non ci si sbilancia e allora ha raccolto alcuni commenti ieri sera, ma anche per rispetto al domino delle candidature nei giorni scorsi, Eleonora Barbieri. Sentiamo. Gioca in casa e si candida a Pisa. Il primo a non voler dare ancora alcuna indicazione sul collegio in cui si candiderà è proprio Enrico Letta. Tutti danno per scontato che il segretario nazionale del PD giocherà in casa a Pisa, oltre che in un posto sicuro in un listino bloccato. Ma lui evita di rispondere a questa domanda e anzi, dal palco della festa dell'Unità di San Miniato, dove ieri sera ha aperto la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre, ha più volte manifestato il suo fastidio per la ressa che è in corso tra gli uscenti, ma anche tra gli amministratori locali per la conquista di una candidatura, possibilmente in un buon collegio. Letta ha invece più volte sottolineato l'importanza del coinvolgimento della base, attuato richiedendo una rosa nomi a una segreteria provinciale senza scadere in logiche di corrente con una parità di genere reale. Siamo lontani quindi dalla composizione del puzzle, anche perché il quadro delle alleanze è ancora incerto. Tra i big del partito presenti ieri sera e dati per papabili, nessuno si vuole esporre. Nei discorsi l'ex presidente della regione Toscana, Enrico Rosso, ha lasciato la sua disponibilità attraverso un'intervista, ma oggi preferisce non tornarci sopra. Non danno certezze neanche la segretaria regionale ed europarlamentare Simona Bonafè e il suo predecessore, ora senatore uscente, Dario Parrini. Le candidature devono essere presentate entro il 9, ma il problema, il punto non è se mi candido io o meno, il punto è mettere in campo un Partito Democratico che anche in questa regione, soprattutto in questa regione, sappia giocarsi una bella sfida. La mia cultura è di essere a disposizione del partito e della comunità politica della quale sono espressione e che ho avuto l'onore di rappresentare. Le scelte spettano a questa comunità politica, è la voce di questa comunità politica che conta, le sorti personali vengono dopo. Invece le idee chiare l'assessore regionale Alessandra Nardini, che già mattinata ieri ha chiarito di voler restare nella giunta Gianni. Sono molto soddisfatta del lavoro che sto portando avanti, credo che questo impegno possa proseguire. Naturalmente questa sera ampio spazio al centro-sinistra, ma i movimenti ci sono anche nel centro-destra, ne parleremo anche nei prossimi giorni. Come dire, le candidature ovviamente è un tema battuto anche a destra, soprattutto nei pesi e contrappesi, nella coalizione tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Rimane un po' la data, insomma, del primo o al massimo del 2 agosto come data limite che un po' tutti i partiti si sono messi per cercare di avere un quadro completo delle candidature. Come detto, torneremo a parlarne, anche perché rispetto intanto al campo ipotizzato dall'ETA, devo dire che c'è una nota oggi uscita di Italia Viva che si
chiede quale sia il vero volto del Partito Democratico in Toscana, lo chiede il già deputato Gabriele Toccafondi, che dice se il progetto del Partito Democratico è di ospitare le proprie liste anche chi non vuole il gassificatore a Piombino, come ad esempio Sinistra Italiana o il portavoce di Europa Verde, il PD Toscano è favorevole alla realizzazione della TAV e anche a Firenze del gassificatore a Piombino può ospitare queste personalità nel partito, anche ad esempio Toccafondi come Porto di Firenze e quant'altro. Chi però invece sicuramente ci sarà a questo punto nelle liste da Partito Democratico sarà il sindaco di Campi Bisenzio Eliano Fossi, che in tempo allo scadere del tempo necessario 7 giorni da scioglimento delle Camere ha presentato oggi le dimissioni. Vediamo. Adesso ufficiale Campi Bisenzio sarà il suo sindaco Emiliano Fossi, che questa mattina in conferenza stampa ha annunciato le proprie dimissioni per candidarsi alle prossime elezioni politiche 5 novembre. Testo necessario insieme a richiesta deroga al segretario PD Letta concede a lui e pochi altri attori. Una scelta che preme il lavoro fa questi anni, ha detto il sindaco, e una dote che Campi Bisenzio porterà anche sul dibattito nazionale. Questo grande e forte senso di comunità, questo grande e forte capacità di investire sulle persone, di coinvolgere le persone, quindi di puntare sui temi della partecipazione vera delle persone. Questo mette al centro i diritti delle persone, e quindi sia i diritti individuali, i diritti civili, e rimettendo al centro anche i diritti sociali, i diritti del lavoro, quindi tante battaglie, tanti fronti su cui siamo stati in prima linea, non solo l'ex CPN, diciamo il tratto caratteristico, ma tanti altri come ben sapete. E poi siamo ad ambiente, noi stiamo costruendo corsi, vanno in qualità, noi stiamo investendo molto su questo aspetto. Temi che nella logica e apertura ad altre forze politiche invocata dal segretario Letta dovranno per forza essere condivisi. Ma io non faccio questione di nomi, secondo me se c'è l'approccio giusto è bene che ci siano le personalità che ci possono stare, quindi è bene non escludere nessuno, però neanche che si pongano condizioni, che le ponga Renzi, che le ponga Calenda, che le ponga chiunque esso sia. Si prova a fare un percorso insieme partendo dalle proposte e dall'idea che PD proporrà. E il programma PD proporrà è un bel programma, secondo me a tratti anche radicale, che mi piace molto. Per quanto riguarda il comune che lascia, invece, il sindaco ha affermato che gran parte del programma di governo è stato portato a termine e che le partite ancora aperte, come le tranvie o la circonvallazione ovest, hanno basi solide per essere portate avanti da chi verrà dopo di lui. E se il dopo Fossi è ancora un'incognita di cui poco discute, le prossime tappe saranno l'arrivo del corsario prefisso tra 20 giorni e nuove elezioni politiche nella primavera 2023. E per chiudere la pagina politica devo dirvi anche che insieme al sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi a chiedere la deroga a Enrico Letta sarà anche il sindaco di Montalcino. Verso la candidatura per il Partito Democratico si è dimesso infatti Silvio Franceschè dalla carica di presidente della provincia di Siena, non dovrà dimettersi invece da quella di sindaco di Montalcino, perché la città è sotto a meno di 20.000 abitanti, che è il termine diciamo necessario appunto, per doversi prima dimettere per candidare eventualmente al Parlamento. Apriamo invece la pagina della cronaca partendo da Arezzo, che sono 4 in via di giudizio per i medici di Arezzo e 3 di Careggi a Firenze, indagati per lesioni gravissime, danni di una donna che nel 2020 partorì in coma in seguito ad un infarto. Ce ne parla Luigi Alberti. Indagini chiuse, 4 medici andranno a giudizio di Cristo Rosi e degli Accadina a Cuscio, risolto di carattere giudiziario che prende in primo piano le responsabilità dei medici che operarono sul parto e che ha prodotto gravi conseguenze, stessa ma è la cura. I fatti risalgono al 20, donna al settimo mese di gravidanza subì un infarto e venne trasferita d'urgenza al San Donato dove fu sottoposta a parto cesareo. Purtroppo era un'operazione a rischio e portò a delle gravissime conseguenze. A distanza di 2 anni il PM di Arezzo Marco Dioni, dopo i perizi di specialisti diretti il dottor Paola, la procedura attivata era sbagliata. La donna soffriva di un grave problema al cuore e il cesareo è stato fatto con un grande ritardo. In pratica è stato sottovalutato il rischio cardiaco e tutto questo ha prodotto effetti negativi per la salute della mamma e della piccina. Nei guai il ginecologo che seguì la donna, 3 medici fiorentini di Careggi che visitarono Rosi con esami specialistici. Il fatto ebbe una eco enorme, l'appello del marito per un sostegno alle cure da fare con un grande posta polare. Anche Gianna Anni non rimase insensibile a questo e più volte ha fatto sentire la sua voce per sostenere la battaglia di Cristina e della sua bambina. Parliamo ancora di incendi. Un industriale paglia questo pomeriggio ha minato il parco storico delle Cascine di Tavolo, appunto nella città Laniera, in azione contro le fiamme, anche un elicottero. Vediamo. È arrivato sino ai confini dello storico parco delle Cascine di Tavola. L'incendio serpaglia è scoppiato nella tarda mattinata di oggi lungo via Roma e via della Fattoria nei pressi Castelnuovo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Prato e dei distaccamenti di Montemurlo e di Liano, supportati anche da un elicottero del nucleo di Arezzo. Poco dopo sono arrivati rinforzi anche dai comandi di Pistoia di Firenze. Al lavoro per domare le fiamme 12 squadre volontarie dell'antincendio regionale e della protezione civile. La situazione data in miglioramento attorno alle 13 è nuovamente peggiorata a causa del vento alimentato
spontaneo le fiamme, con il rischio che si propagassero anche polmone verde di origine medicea. Attorno alle 15 si sono concluse le operazioni di spegnimento seguite da quelle di bonifica. Complessivamente sono andati 4 ettari di sterpaglie. Le fiamme sono state fermate prima che attaccassero la parte boscata del parco e hanno solo lambito la recinzione del complesso storico della fattoria medicea. In generale non si registrano danni a nessun edificio o feriti. La colonna di fumo che si è alzata dal luogo dell'incendio è risultata ben visibile anche da lontano. Incendi che, come sappiamo, soprattutto in Toscana, sono causati anche dalla siccità, siccità a sua volta causata anche dai cambiamenti ambientali. Per far fronte a questa situazione, ai cambiamenti climatici, Firenze oggi mette in atto un'ordinanza, di fatto replicando quello che è successo poche settimane fa a Parigi, non senza polemiche. Verranno multati quindi i negozi, le attività commerciali che terranno l'aria condizionata, ma le porte aperte. Vediamo. Aria condizionata accesa, porte chiuse. È la norma di buon senso, si precisa, che dal 1 agosto dovranno osservare a Firenze gli edifici con accesso al pubblico, gli esercizi commerciali e di somministrazione, in base all'ordinanza firmata dal neo assessore all'ambiente Andrea Giorgio, valida fino al 1 settembre. Non è una battaglia che si può fare contro qualcuno, vogliamo farla insieme ai commercianti, insieme ai negozianti, insieme ai cittadini. E per questo sono molto contento di aver avuto la disponibilità loro a lavorare assieme su una campagna di comunicazione e sensibilizzazione. Un provvedimento analogo a quello appena varato a Parigi, che si spiega da Palazzo Vecchio, il Comune sta valutando di rendere permanente. Dall'ordinanza sono esclusi gli esercizi commerciali e di somministrazione che hanno spazi ed or all'aperto, gli esercizi le cui porte di accesso al pubblico non si affacciano direttamente verso l'esterno, ad esempio negozi all'interno di centri commerciali, o quei negozi dotati di lame d'aria per evitare la dispersione termica, così come i locali in cui l'eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d'aria o renda impossibile la chiusura delle porte. L'ordinanza prevede una sanzione per gli inadempienti da 25 a 500 euro ed entrerà in vigore da lunedì per permettere la migliore organizzazione delle strutture. Insieme a questa anche un'altra ordinanza varata dal Comune di Firenze, che segue lo stato di calamità presentato dalla Regione Toscana. L'ordinanza del capoluogo toscano vieta di utilizzare l'acqua per ciò che non ha a che fare, l'acqua potabile ovviamente per scopi diversi da quelli igienici e domestici, e quindi in particolare per annaffiare giardini e orti, lavare cortili o auto, riempire vasche o fontane ornamentali. Il provvedimento, spiega Palazzo Vecchio, entra in vigore fin da subito. È un'ordinanza che conosciamo perché ormai quasi ogni anno di questo periodo viene varata, quest'anno forse con un po' di giorni di anticipo, visto, come dicevamo, il tema della siccità che imperversa nella nostra regione. Restiamo però a Firenze perché c'è una bella, bellissima notizia che risplende, in qualche modo questo forse è il termine più giusto, perché è stato presentato alla stampa e poi reso alla cittadinanza il restauro degli tetti del Battistero di San Giovanni. Torna a splendere dopo 4 anni di restauro i mosaici del Battistero di Firenze. 8 in totale facciate del monumento, adesso osservabili nella loro massima bellezza, grazie al finanziamento di 2.600.000 euro dell'opera di Santa Maria del Fiore, con un contributo della fondazione no profit Prince of Flores. Un percorso nato nel 2017 che ha dovuto far fronte a numerosi stop a causa della pandemia. Restaurate le pareti interne di marmo bianco, verde di prato e mosaici, un lavoro complesso che ha interessato sia la struttura che l'architettura. L'emozione è stata maggiore, devo dire, uno per la preziosità dei materiali presenti, per la diversificazione dei materiali e delle tecniche relative e poi il suo del potere massimo. I mosaici sono realizzati con una eccezionale varietà cromatica di tessere vitree e materiali preziosi, tra cui il corallo, unico esempio tra quelli finora noti. L'ultima parte ad essere restaurata è stata l'abside, rivestita da mosaici eseguiti probabilmente nella seconda metà del XIII secolo. Numerose sono state le scoperte emerse durante il restauro, dalla tecnica musiva del tutto originale alle tracce di foglia d'oro su uno dei capitelli, che potrebbero indicare come in origine fossero anch'essi tutti dorati. Torna a splendere, questo non è un termine casuale, è un termine vero che si può utilizzare, cioè stiamo parlando dei mosaici dorati che caratterizzano le sue pareti, che risplendono alla luce
che su di essi è proiettata. Ma il lavoro non termina qui. In autunno al via il cantiere che permetterà il restauro dei circa 1200 metri quadrati di mosaici della cupola del Battistero. I lavori saranno aperti ai visitatori provenienti da tutto il mondo. Andiamo avanti perché sono stati festeggiati oggi a Prato i 40 anni dalla vittoria del Mondiale spagnolo e un collezionista ha regalato all'amministrazione la moneta celebrativa che raffigura Paolo Rossi. 40 anni fa Paolo Rossi veniva ricevuto in Palazzo Comunale a Prato come eroe nazionale. Oggi, per ricordare la vittoria mondiale di Spagna, il collezionista Massimo Pierri ha donato al Comune la moneta celebrativa di quell'evento che raffigura su una faccia Paolo Rossi, coniata a tiratura limitata dalla zecca dello Stato. E siamo riusciti ad averne due, una per me ovviamente come collezionista e una da donare stamattina alla città di Prato perché è il primo pratese a cui viene coniata, dedicata una moneta. Era una donazione doverosa perché già un cittadino di per sé che viene di Prato, che viene immortalato in una moneta, ma soprattutto poi Paolo Rossi, che ha portato il nome di Prato nel mondo. La moneta è stata consegnata al sindaco Matteo Biffoni nel corso di una cerimonia nel salone consigliare. La consegna della moneta celebrativa di quel momento che rappresenta, raffigura Paolo Rossi, primo pratese a finire su una moneta raffigurativa. Voglio ringraziare Massimo Pierri che l'è riuscita ad ottenere, se ne sono solamente 8.000 in tutto il mondo. E una appunto verrà consegnata grazie alla sua generosità al Comune di Prato in memoria, in ricordo di quella estate così folle e indimenticabile. Sempre nell'ambito dei festeggiamenti per la vittoria dei mondiali, per tutto il giorno in Palazzo Comunale è stata esposta la Coppa del Mondo, custodita al Museo di Calcio di Coverciano, insieme ad altri cimeli che fanno parte della collezione di Pierri. La Coppa torna a Prato, dove Paolo è nato e è stato uno dei protagonisti di questa vittoria. E è una grande soddisfazione vederla perché ancora non l'avevo rivista e quindi guarda, mi inorgoglisce e mi emoziona. C'è una notizia che arriva anche in questo momento dalle fonti, diciamo, dell'ufficio stampa del Presidente della Regione Giani, che ringrazia e esprime forte apprezzamento per la decisione del Ministro della Cultura, Franceschini evidentemente, di destinare al Museo Richard Ginori di Sesto Fiorentino e all'Archeologico di Firenze risorse del fondo istituito con il decreto Art Bono. In particolare sono 5,5, quindi 5 milioni e mezzo di euro che andranno al Museo di Richard Ginori Doce, 4 milioni e mezzo di euro al Museo Archeologico di Firenze, quindi una buona notizia senz'altro per questi due poli museali importanti della città di Firenze e dell'Interland fiorentino. Parliamo però anche di infrastrutture perché si va avanti nel raddoppio ferroviario della Pistoia Montecatini e RFI, quindi la rete ferroviaria italiana ha acquistato delle case a rischio crollo sulla collina di Serravalle dove sono in corso scavi per la nuova galleria. Patrizio Ceccarelli. I lavori per il raddoppio ferroviario alla nuova galleria del Serravalle partiranno da programma il prossimo mese di gennaio. Questo prevede il nuovo piano delle operazioni di rete ferroviaria italiana dopo il lungo stop allo scavo dovuto alle frane e ai danneggiamenti subiti dalle case posizionate sulla collina sopra l'area dei lavori. Nei giorni scorsi, alla fine di un lungo percorso, è stata trovata una soluzione che apparentemente accontenta tutti. Rete ferroviaria italiana ha acquistato in blocco le 11 case che si trovano sopra l'area degli scavi, le stesse che avevano subito lesioni più o meno grandi durante le prime fasi dei lavori. Le 11 famiglie residenti hanno accettato la proposta dei dirigenti della società e si preparano ad abbandonare le loro case. Le abitazioni infatti verranno abbattute per poter scongiurare del tutto lesioni o addirittura crolli per le vibrazioni derivanti dalle fasi scavo tunnel. In questo modo le famiglie entro gennaio avranno modo di spostarsi in altre abitazioni. Risolto radicalmente il problema, rete ferroviaria potrà così procedere al completamento di scavi. Da progetto dovrebbe mancare 30 metri di scavo per il cunicolo esplorativo e 90 metri circa per lo scavo principale su cui in futuro verranno posati i binari raddoppiati. In questo modo il raddoppio dei binari dovrebbe essere completato entro la fine del 2023 o al più tardi nei primi mesi del 2024.
E lasciamo le infrastrutture e torniamo invece a parlare di cultura. Questa volta ci spostiamo a Siena, o per la precisione a Radicondoli, perché è stata inaugurata la seconda edizione di Paesaggi Contemporanei, che si terrà nella città fino al 31 agosto. Ce ne parla Caterina Gonnelli. Al via Paesaggi Contemporanei, progetto di arte contemporanea e di valorizzazione del territorio a cura del comune di Radicondoli e in collaborazione con Radicondoli Arte. Tra le vie del paese fino al 31 agosto, come parte del programma della 36esima edizione del Festival di Teatro, mostre e installazioni site specific realizzate da Franco Ionda, Giuseppina Giordano, Mirio Cosottini e Paolo Fabiani. L'obiettivo è fare arte utilizzando il paesaggio e il contesto urbanistico non solo come soggetto ma come materia stessa dell'opera, dare importanza alla ricerca estetica ma soprattutto ai segni dell'uomo, al suo passaggio, alla sua memoria. La cittadina, che si affaccia sulle colline metallifere senesi, diventa così luogo di produzione culturale e artistica e spazio privilegiato per il dialogo interculturale e intergenerazionale. E da Radicondoli ci spostiamo a Follonica, dove sta per arrivare il Meet Music Contest, un contest musicale con una finalità speciale, incrementare le donazioni di sangue, soprattutto tra i giovani. Vediamo. Meet Music, un confronto tra artisti, DJ set, professionisti e giovani talenti, è stato organizzato a Follonica con la collaborazione della sezione Avis e dell'Avis provinciale. Un momento per confrontarsi con i giovani, un momento per raccontare e soprattutto sensibilizzare alla donazione di sangue in questo momento così complesso e difficile. Il momento di sollecitazione e di promozione verso la donazione del sangue è sicuramente sempre utile. Due giorni di full immersion nel mondo dei giovani, un mondo che sicuramente saprà ascoltare tutte le nostre sollecitazioni. Ho 9 DJ set e poi ci saranno 5 esibizioni di cantanti che fanno musica trap. Vengono quasi tutti da fuori, di Follonica, credo, forse qualcuno della provincia di Grosseto, è un ottimo risultato. Ho visto un'età matura, quindi anche gente più grande di me che è arrivata in finale, e questo mi fa piacere perché aiutare i giovani, ma non solo. Cioè, io mi piace aiutare anche magari uno che lo fa per passione e vuole provare un'esperienza nuova. Questo progetto del Meet Music, che ha sposato appunto l'Avis, ci è sembrato veramente una grandissima idea, perché attraverso il veicolo della musica e in particolar modo di tutto il mondo, per esempio della notte e della produzione musicale, questo messaggio arriva. E non ci sono ulteriori aggiornamenti, per cui non resta altro che salutarvi, ringraziarvi per averci seguito. Buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.